Liberi.tv, spazio certi diritti. Quest'oggi in mia compagnia c'è l'avvocata Fernanda Gigliotti, che già molti conoscono e che in questo momento io saluto. Ciao Fernanda. Ciao Riccardo, bentrovati. Grazie, grazie soprattutto di essere presente, soprattutto quando si parla di tematiche relative ai diritti civili. Poi tra l'altro tu hai un blog di cui ti occupi di diritti civili e sei un'avvocata, di conseguenza quale persona migliore, insomma, per affrontare tematiche relative appunto ai diritti. Fernanda, io in occasione dell'8 marzo, che sarà domani, vorrei leggerti ciò che Wikipedia definisce l'8 marzo, ovvero la giornata internazionale della donna, comunemente definita in modo improprio festa della donna, che ricorre per l'appunto l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo. Adesso, dopo questa bellissima definizione che enuncia diciamo, le importanze della festa della donna, secondo te è davvero così o probabilmente l'8 marzo è semplicemente una festa ormai diventata come il San Valentino un po'? Beh, in una economia di mercato come la nostra, dove i diritti civili non fanno più tendenza ma fa tendenza altro, è evidente che anche le ricorrenze, le celebrazioni più importanti, dalla festa della liberazione alla festa, ahimè, della donna, perché non nasce come festa, appunto nasce come giornata di memoria. Ecco, non vorrei che da qui a qualche anno anche il 27 gennaio la festa della memoria, la ricorrenza per la celebrazione della memoria dei diritti civili diventi anche una festa. È chiaro che il mercato, un'economia di mercato, massifica tutto e svilisce tutto. È il segno dei tempi che da cittadini siamo diventati consumatori e quindi alla fine si va al veglione, alla festa con il macio di turno, certo, e ricordandoci di essere poi donne magari di fronte a fatti crudeli. Invece credo che le donne, purtroppo le mamme ancora prima, dei figli dovrebbero aiutarci a crescere con un senso differente di questi valori, con il rispetto anche di quelle che sono le regole di un'economia in crisi come quella di oggi. Sì. Ecco, io faccio molto affidamento sul recupero dei valori, se non per educazione delle mamme, dei padri, delle famiglie, non riesco quantomeno della crisi, che la crisi almeno sia un momento di cambiamento, di ripensamento e di umanizzazione anche di fatti drammatici. Questa giornata internazionale della donna nasce perché ci sono state violazioni di diritti di donne, ci sono state tragedie, ci sono stati morti, ci sono state famiglie distrutte, generazioni distrutte. Quindi è evidente che su questo non ci si può scherzare sopra. Credo che oggi, in una società come la nostra, multietnica, questa ricorrenza debba avere poi un significato aggiuntivo. In Italia non abbiamo più soltanto come donne, e su questo io concentrerei l'impegno femminile, maschile, sociale, culturale in questa giornata di ricorrenza, sulla difesa dei diritti acquisiti, a cominciare dall'interruzione volontaria della gravidanza, che l'obiezione di coscienza per come alibi sta svilendo, sta anzi rendendo sempre più difficile alle donne l'esercizio di questo, della gravidanza consapevole, sta rendendo anche impossibile nel nostro sistema sanitario anche il controllo delle donne immigrate che sono sottoposte a violenze anche in Italia, a cominciare dalla mutilazione genitale, quindi dei genitali femminili. Quindi è importante che questo momento di crisi, di cambiamento, di forte evoluzione verso una società multietnica ci aiuti a ricomprendere il senso, il significato di una ricorrenza come quella dell'8 marzo.
Tra l'altro, Fernanda, giusto qualche giorno fa, il 3 marzo, ieri, veramente ieri ne hanno parlato i giornali, ma il caso è successo prima, abbiamo avuto purtroppo l'ennesimo femminicidio ad opera di un pasticcere albanese, ma in questo caso la nazionalità non conta affatto, perché comunque le violenze sulle donne avvengono anche da persone, anche soprattutto da persone italiane, e alle volte anche l'ambiente culturale nel sud ne capitano tanti di casi. A questo punto ti chiedo, come avvocato, ma come donna, visto che sei donna, come potrebbe la legge italiana impedire o limitare tali fenomeni, e se ci sono poi degli strumenti che in questo momento abbiamo a nostra disposizione e che hanno a disposizione le donne? Diciamo che le battaglie femminili in Italia hanno contribuito a migliorare in qualche modo la normativa penalistica del codice penale a tutela delle donne, dall'introduzione del reato di stalking a quello del femminicidio. E, in questo senso però c'è da dire questo, che questi progressi, diciamo, legislativi, che sono stati frutto anche di accanite lotte parlamentari, possono al momento contribuire a creare diciamo un humus, perché poi lo stalking, che poi altro non è se non gli atti persecutori, e quindi l'uso della relazione familiare, amicale, o la compagna, la moglie, la figlia, come se fosse un possesso, una cosa propria, per cui c'è questo esasperato concetto della donna non oggetto soltanto sessuale, ma oggetto di proprietà, per cui si arriva all'uccisione non perché tu hai fatto un incidente stradale, la morte delle donne, non perché hai fatto un incidente stradale, non perché hai rubato qualcosa, ti sei trovato in una rissa o fai parte di una gang o di una società criminale, ma perché sei donna, cioè vieni uccisa in quanto donna, in quanto magari hai mancato di rispetto, tra virgolette, e poi il solito orgoglio spessissimo tradito. La maggior parte di questi reati si compiono perché l'uomo non accetta che la donna assumi l'iniziativa di rompere una storia che è finita. Io faccio molto diritto di famiglia, e anche persone assolutamente al di fuori di ogni sospetto, quindi gente che si batte per i diritti civili, gente che è di un livello sociale, culturale abbastanza alto, non è estraneo a questi comportamenti violenti e lesivi della persona. Quindi noi abbiamo come legislatura, come Stato italiano, introdotto nell'ultima legislatura queste due figure di reato. E però manca purtroppo la cosa fondamentale, perché se le cose restano mere enunciazioni di principio, possono servire, ripeto, soltanto a contribuire a costruire un humus favorevole a un sentimento differente rispetto alla donna, rispetto della donna, della dignità della persona in genere. Bisogna dare strumenti efficaci, gli strumenti efficaci per racchiudere in un numero minore questi casi di stalking, di violenza, eccetera, significa dare gli strumenti ai centri di accoglienza, alle case famiglie, ma anche alle scuole, e perché no, anche una riforma sanitaria attraverso la nuova identificazione di quelli che sono i ruoli del medico di base di famiglia. Noi è una società, la nostra, che non può permettersi un medico di base che prende uno stipendio, tra virgolette, attraverso le mutue, più alto di un medico ospedaliero, che però non registra, non riesce a capire, ad avere, anzi, a costruire un rapporto col proprio paziente tale da capire quali sono le difficoltà in una famiglia, perché spessissimo quando arriva a scuola il bambino o dal medico la madre o il padre che si lamenta di alcune cose, di alcune patologie, o che si fa uso appunto di sostanze anche di tipo psicotropo, da droghe o ad alcol, eccetera, sono famiglie a rischio.
Il supporto quindi deve venire attraverso un'efficace tutela della persona, della donna e dei bambini e della famiglia. Quindi le politiche della famiglia a supporto dei disagi dei ragazzi difficili, che ce ne sono tanti, perché poi chi cresce sotto la spinta di una famiglia violenta diventa violento a sua volta. È molto più probabile che i comportamenti vengano reiterati da chi ha subito violenza. Per cui credo che bisogna fare un passaggio ulteriore, dovremmo occuparci meno magari di nani e ballerine, occuparci di gente che lavora a sostegno delle famiglie. La famiglia è il centro di tutto, l'uomo e la persona sono al centro anche dei consumi, e quindi anche una società capitalista dovrebbe forse investire di più nel benessere di queste persone. Lo dicono tutti, lo fanno in pochi. Comunque, speriamo che ci ascoltino. Quando senti, capiscono che è un reddito aggiuntivo, cioè se le persone sono felici spendono di più, ecco, questo è il concetto. Ma è chiaro, ma all'epoca qualcuno disse pure, mi pare che era proprio Berlusconi, diceva, ma bisogna far girare l'economia. Ma in che modo, se non c'è? Ma quello lo diceva perché sapeva che se ci fosse stata una contrazione della domanda si sarebbe verificato quello che si è verificato. Se i soldi non ci sono, non ci sono, voglio dire. No, se si investe piuttosto che in grandi opere che servono purtroppo ben poco e si investe invece sulla famiglia, si creano le condizioni perché il consumo magari diventi differente rispetto allo spreco a cui abbiamo assistito negli anni, ma diventa più responsabile, e ci sono altre forme di sviluppo di mercato. Cioè gli imprenditori devono anche essere in grado di cogliere le modifiche della società, loro invece vorrebbero determinare le modifiche, e difatti ci sono riusciti perché ci hanno chiuso tutti in un centro commerciale. È vero. Qualcuno ha definito i centri commerciali non luoghi, cioè dei posti inesistenti dove appunto le persone si incontrano e sì, poi vengono parcheggiate fondamentalmente. Sì, è il trionfo del non luogo, e quindi una persona che trova la sua dimensione solo se fa tutto quello che fanno gli altri. Io sono disperata perché oramai anche per vedere un cinema devi andare al centro commerciale, ed è quanto di più violento mi si poteva imporre. Io che odio i centri commerciali, ci devo andare per vedere un film. Sì, questo sì è un peccato. Senti Fernanda, io vorrei parlare di una donna molto importante che non dico ormai in pochi conoscono, però penso che per le sue vicende sia conosciuta. È stata una donna coraggiosa, straordinaria, perché stanca di vivere fin dall'infanzia in un contesto di 'ndrangheta, ha deciso di ribellarsi diventando testimone di giustizia. Sto parlando di Lea Garofalo. Vogliamo parlarne brevemente e ricordare questa figura importante per la storia calabrese e non solo. Guarda, la cosa che mi sento di dire senza approfondire, perché sì, ritengo che di Lea Garofalo per fortuna se ne è parlato anche tanto, e che giustamente la gente sappia per fortuna di chi stiamo parlando. Quello che volevo sottolineare della vicenda di Lea Garofalo è che per la prima volta nella storia dell''ndrangheta, a parte poche altre donne col suo stesso coraggio, dalla Cacciolla eccetera, sono persone che si sono ribellate non tanto all''ndrangheta, che è già una grande cosa, ma alla famiglia, sì, che come sai nell''ndrangheta ha un ruolo costituente, fondante e caratterizzante. Quindi lei si è ribellata al padre, alla madre, si è ribellata al marito, e quindi si è messa contro un'intera struttura maschilista, patriarcale e mafiosa, 'ndranghetista, sia perché non ha sopportato quella vita che evidentemente la sottoponeva a una sicura pressione costante, sia perché credo che la figlia Denise fosse in qualche modo la causa scatenante di quella, sì, di quella
di quella presa di posizione, cioè assicurare a Denise una vita diversa dalla sua, credo che sia importante, sia stato importante per Lea Garofalo. Quello che è accaduto è un fatto drammatico di cronaca, lei è stata tra l'altro poi bruciata nell'acido, come abbiamo scoperto con un po' qualche anno di ritardo, ed è su questo aneddoto che vorrei raccontare la mia opinione che ho di questa storia. Quando una donna si muove perché deve difendere la figlia, deve difendere se stessa, si muove talmente tanto coraggio e passione, si sente, c'è un'onda travolgente, tant'è che lo stesso partecipante alla sua uccisione, appunto il corteggiatore di Denise, il Carmine, che è questo ragazzo che era stato spinto dalla cosca che ha fatto fuori Lea Garofalo, di seguire Lea Garofalo lì dove era agli arresti, in servizio di protezione, decide alla fine di collaborare con la giustizia dicendo dove erano i resti di Lea Garofalo, proprio perché aveva visto anche lui nel coraggio di Denise, la figlia di Lea Garofalo, oltre che nella stessa Lea Garofalo, un coraggio che non lo ha lasciato indifferente. Cioè, quando una madre, una figlia, due donne decidono di combattere una battaglia così grande, così pericolosa, nella quale lei ci ha rimesso barbaramente la vita, una vita distrutta, la sua, una vita segnata irrimediabilmente, quella della figlia, della sorella, di tutta la famiglia, anche una persona cinica come può essere un 'ndranghetista che si presta a far finta di essere innamorato di Denise solo per controllare quello che faceva lei a Garofalo in nome e per conto dell''ndrangheta, anche un 'ndranghetista di questo dimostra di avere un minimo di sensibilità, un cuore tenero, e addirittura è la chiave di volta della vicenda che ci fa capire che fine ha fatto Lea Garofalo, chi è stato il mandante, chi l'esecutore materiale. E abbiamo una figura di donna che è una donna calabrese, che dovrebbe essere la donna simbolo non di cerimonie o di passerelle, ma la donna simbolo di tutte le donne in terra di mafia. Con la vendetta non si va da nessuna parte, bisogna fermarsi, e lei, per difendere la figlia, che sarebbe stata a sua volta, se fosse rimasta in quel contesto, vittima di una di un'eredità noir, per dirla così, sì, con eufemismo, a spingerla a fare questo passo di coraggio incredibile. Cioè, doveva scegliere tra morire e morire, cioè, c'era poco da fare. Sicuramente una donna alla quale le giovani calabresi dovrebbero non guardare per emularla, perché io auguro quello che è accaduto a Lea Garofalo non accada a nessun altro, ma per capire il contesto in cui viviamo, anche un contesto apparentemente normale, anche un contesto apparentemente economicamente e socialmente elevato, invece alla fine nasconde delle tragedie inconfessabili, degli scheletri ingombranti. Anche perché, comunque, lo dicevi prima, io credo che Lea Garofalo volesse insegnare alla figlia ad alzare la testa, o comunque a non essere soggiogata da quel mondo che l'avrebbe comunque vista partecipe, le voleva far vedere una realtà diversa, una realtà dove lei è la padrona della sua vita e non gli altri a decidere in quale contesto operare. Tu, per esempio, adesso parlavi di Calabria, di realtà calabrese, ti chiedo a questo punto, le donne calabresi che futuro hanno qui in Calabria, visto che spesso si dice che le donne debbano lavorare il doppio dell'uomo per potersi affermare nel mondo del lavoro e non solo, perché magari molte volte un uomo non capisce che una donna che lavora è donna, è madre, ed è di più, perché si pensa magari agli scandali che ci sono in politica, sono sempre gli uomini poi alla fine essere coinvolti dagli scandali, difficilmente le donne, perché sono poche anche le donne che partecipano alla politica, visto che gli uomini schiacciano un po' le donne in politica. Devo dire però che statisticamente, siccome le donne sono
in nome dei minori che commettono maggiore, la proporzione la proporzione è maggiore. Guarda, credo che ovunque, non solo in Calabria, la donna debba nei secoli aver dovuto dimostrare di valere il triplo per essere riconosciuta almeno a un quinto, un terzo, un quarto, non lo so, rispetto a un uomo. E questo lo si evince, ovviamente è un fatto notorio, non sto qui a declinare statistico o altro, ma è un fatto notorio che per esempio sul posto di lavoro le donne sono pagate meno degli uomini, è un fatto notorio che le condizioni di assunzione, adesso per carità non ce ne sono per nessuno, però la solita, la famosa firma in bianco per le donne in caso di gravidanza, così sì, c'era le dimissioni come dire, preventive in caso di gravidanza. È chiaro che è una situazione difficile, complicata, che si è evoluta nel tempo. E però oggi contiamo in Calabria, ma non solo in Calabria, in Italia, il picco della peso della crisi proprio sulle donne e sui giovani. Non è un caso. Per quanto riguarda le donne calabresi, poi in politica, in modo particolare, tu sai che io come la penso al riguardo, credo che la politica sia il luogo più maschilista che io abbia conosciuto, anche quando nell'esercizio del diritto alle quote, al rispetto delle quote rosa, perché poi se guardi attentamente la classe dirigente politica e imprenditoriale calabrese delle donne, al femminile, e sono quasi sempre, con eccezione di alcune donne, ma quasi sempre sono mogli, figlie, nipoti, amanti, vedove illustri, di morte ammazzati preferibilmente. Quindi capisci che una donna normale che non ha tragedie in famiglia che vive di suo, che lotta ogni giorno per la propria sopravvivenza personale, professionale, non potrà mai aprire le porte, che ne so, della politica regionale calabrese, provinciale o comunale, se non in nome e per conto di un uomo, perché poi quando queste donne diventano qualcuno è perché il padre le ha sostenute, il marito, ripeto, l'amante, o perché lo Stato in via risarcitoria ha dovuto in qualche modo integrare, così voglio usare questa, risarcire questa parola, la perdita di un proprio caro attraverso la nomina del figlio o della moglie come parlamentare della Repubblica. Quindi ci troviamo anche ad essere classe dirigente per diritto ereditario o per la proprietà transitiva del rapporto coniugale. Quindi la strada in Calabria è molto, molto, molto in salita. Devo dire che l'unico posto meno maschilista che ho incontrato è proprio quello del mondo del lavoro. Io non ho avuto mai nessuna difficoltà nella scuola, nell'università, non ho mai avuto difficoltà nella libera professione, mi sono laureata, è stato scontato aprire uno studio al femminile, credo uno dei primi studi al femminile della provincia di Catanzaro. E forse l'unico aneddoto in qualche modo in controtendenza nasce proprio da una donna che venne allo studio da me e mi chiese che voleva parlare con l'avvocato. Io ho detto sì, prego. E suo marito dov'è? E certo, chiaramente. Avvocato sono la segretaria, oppure al massimo. Magari neanche la segretaria. Fernanda, però allora scusa, tu parlavi poco fa e stavi dicendo, sai, una donna, sei un caso allora, perché tu oltre a essere avvocata sei anche imprenditore. Di te stessa, ma imprenditore, o meglio, nemmeno di te stessa, perché io, guarda, lo voglio dire, questo è fuori programma, però lo voglio dire, tu comunque hai un noto ristorante
che tra l'altro è anche un bellissimo centro storico, che è quello di Amantea. Il ristorante si chiama Le Clarisse. A questo punto, chi magari passerà da queste parti in Calabria, una capatina ce la potrà tranquillamente fare, ti conosceranno di persona. Cioè, tu sei un caso, cioè tu comunque rappresenti in Calabria una delle realtà in cui una donna è riuscita a realizzare se stessa, perché comunque l'ha voluto fare, cioè malgrado il maschilismo imperante. Io ho avuto un padre e una madre che non hanno fatto differenze a casa mia. L'unica differenza è stata sulla libertà serale di uscita e di giocare a pallone. Vabbè. Io non potevo giocare a pallone, i miei fratelli sì. Ma per il resto la legge era uguale per tutti. Lavori e fai quello che vuoi. E io ho avuto questa educazione. Ho lavorato tanto, ci sono stati lunghi anni, come tu ben sai, trascorsi in cui ho fatto l'avvocato di giorno e l'imprenditrice dalle 19 in poi di sera fino alla mattina. Adesso è una realtà avviata lo studio, una realtà avviata l'imprenditoria, e come sai mi sto dedicando finalmente ai diritti civili e quelli degli animali che non sei veramente a tutto tondo, cioè, ma veramente, ecco perché dico, alla fine sei comunque una donna realizzata, cioè, io guarda, ti stavo per dire, siccome il tempo sta per terminare, qual è una donna che per te è un esempio da seguire e da studiare, però anche tu stessa sei un esempio da seguire e da studiare, cioè, a questo punto, almeno per le donne calabresi, perché è bello vedere, sentire queste... Ti ringrazio, ovviamente la prendo come un complimento questa tua affermazione. Io credo però che mi ritengo assolutamente cittadina del mio tempo e credo di fare il minimo indispensabile, perché il diritto di cittadinanza si deve difendere anche in questo modo. Credo veramente, da sempre lo sostengo, che la bellezza ci possa salvare, solo la bellezza, e quindi fare le cose con passione, puntando sulla qualità e sul rispetto delle persone, paga sempre, a distanza di tempo, ma paga. Io di donne ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante, ma proprio perché in questa fase della mia vita, forse l'anno scorso ti avrei dato una risposta differente, ti avrei parlato di qualche altra donna. Quest'anno mi viene spontaneo pensare a Karen Dixer, quella di la scrittrice danese, tra l'altro interpretata poi da Meryl Streep nella mia Africa. Sì. Ecco, c'è un concentrato di quello che è la donna attualmente in Calabria, cioè una donna dell'Ottocento danese che lascia la propria casa, il proprio benessere, eccetera, si trasferisce per amore in Africa, lì scopre altre forme di amore, non solo per un altro uomo, ma anche per una terra, per un popolo, per un sogno, incomincia ad avere un obiettivo, entra nei locali assolutamente esclusi alle donne, quindi nei circoli degli uomini a pieno titolo. È una storia questa, la mia Africa, che è poi l'autobiografia della stessa Karen, che è sorprendente, perché quella donna non rinuncia mai alla sua femminilità per affermare se stessa, i propri diritti, per difendere il ruolo dei bambini, per svolgere una funzione educativa rispetto ai bambini, ma anche per svolgere una funzione educativa imprenditoriale rispetto a un popolo sottomesso, un popolo che era sfruttato dal colonialismo ovviamente europeo. E quindi ho questa figura romantica oggi di donna, anche per il suo rapporto con la terra e con gli animali, e anche qui, come sai, io sto cercando di praticare quello che dico, cioè che bisogna ritornare alla terra, e ci si può ritornare solo dopo essertene allontanata, ecco, dalla terra, e ritornarci, io ci ritorno con molto piacere. E la mia Africa, Karen, ripeto, è una figura che potrebbe essere una sintesi in questo momento. Grazie Fernanda, no, è una sintesi, perché da come hai descritto il personaggio, da come hai descritto appunto lei, hai dato un'idea cristallina di quello che è per te comunque la realtà,
cioè tu hai, sei riuscito a trasporre sulla, sulla realtà quello che è un sogno, che quindi non è realizzabile, diciamo, un sogno di un vero 8 marzo dove una donna si senta realizzata perché comunque ha conquistato e soprattutto difende dei diritti che non sono scontati e che invece bisogna rivendicare giorno per giorno. Ma soprattutto per se stessa, non perché moglie di o figlia di. Assolutamente. Fernanda, a questo punto il tempo a nostra disposizione è terminato, tu sei stata veramente grandiosa, ripeto, ti prendo io come modello, guarda, per me è un regalo l'8 marzo a questo punto a tutte le donne. Fernanda Gigliotti, avvocata, imprenditrice a questo punto lo diciamo, è impegnata nei diritti civili a tutto tondo. Grazie ancora Fernanda, io ti saluto e cedo la linea a Donato Volpicella per il proseguimento delle trasmissioni. Grazie a voi.